l'istituto non naviga sull'acqua, non siamo a Venezia, insomma. Non siamo a Venezia, utilizza l'ironia il preside dell'Eclanum Sabato Centrella per commentare l'ultimo episodio accaduto nell'istituto, questa volta allo scientifico. In un solo giorno hanno ricevuto la visita dei militari dell'Arma di Mirabella e Clano e dei vigili del fuoco per controllare delle perdite nei locali tra le fondamenta della scuola e il seminterrato. Dal doppio sopralluogo non sono emerse criticità. Lo rimarca più volte il dirigente Centrella, raggiunto telefonicamente. Conferma di aver dichiarato sulla stampa di voler ricercare locali scolastici nei paesi vicino a Mirabella e Clano, però precisa che è stata una provocazione dopo l'ultima bassezza ricevuta che mina la tranquillità della vita scolastica. Quindi ieri sera, ieri pomeriggio, i vigili del fuoco sono scesi giù nel sotterraneo e hanno trovato un centimetro d'acqua, quindi per cui non c'è nessun motivo. E allora io è stato, diciamo, uno sfogo dicendo che se no, giustamente, qua l'istituto si chiudeva, noi mica poteva mettere i ragazzi sul piazzale, dove trovate una situazione alternativa. Allora andavano a contaminare se ci stava un locale o a fondare la rosa che ci sta il locale. Il dirigente infine, per quanto riguarda il classico, puntualizza. I ragazzi resteranno nella sede di via Variante fino a giugno.